Continuiamo l'analisi degli step che ci permetteranno alla fine di individuare la dimensione del nostro albero, va bene? Vediamo quindi, abbiamo appena terminato lo step 2 dove abbiamo individuato lo stato di sollecitazione nei quattro punti, diciamo nel lungo l'albero, le sezioni interne lungo l'albero, abbiamo determinato le quattro forze interne, sforzo normale, taglio, momento flettente, momento torcente, e abbiamo individuato quali sono le sezioni più critiche e soprattutto abbiamo individuato i valori di queste quattro grandezze su tutte e quattro le sezioni. Ma questa roba dove si può vedere? Non si può vedere, è così, è un esercizio. Come si può vedere? È un esercizio, non te lo puoi vedere, tu lo devi fare. Tu devi aprire il contenuto dell'esercizio. Ma... la teoria tu l'hai nel libro. No, ma... ah. Già nel libro io. La lavagna te la può vedere, grazie. L'obiettivo di questo modo di farmi faccio io è quello di darvi gli argomenti collegandoli fra di loro. Ovviamente nel libro li trovate scollegati e magari se uno non ha proprio la capacità di sintesi riesce con difficoltà a collegarli. Diciamo questo modo di fare vi dovrebbe dare una mano a collegare meglio gli argomenti. Chiaro? Vediamo ora lo step 3, va bene? Di cosa si parla nello step 3? Allora, lo step 3 determina quello che si chiama sigma ammissibile, ok? Determinazione sigma ammissibile. Lo scopo è questo, vero? Cioè noi fino ad ora ci siamo impegnati nell'analisi del nostro problema a capire le forze esterne, vero? Studio dinamico cinematico e reazioni vincolari. Poi le forze sigma ammissibile, sigma. Sarebbe il simbolo greco, il sigma è questo, è un simbolo così. E quello avete fatto le proprietà dei materiali. Determinazione sigma ammissibile. Ammissibile. Allora, noi fino ad ora abbiamo visto le forze esterne, reazioni vincolari e caratteristiche sollecitazioni. Poi abbiamo visto le forze interne e abbiamo determinato lo stato di sollecitazione del vostro albero. Uno degli elementi fondamentali per la determinazione della sua dimensione è determinare il materiale, vero? Quindi lo step 3 è legato al materiale con cui volete fare il vostro albero. Come lo facciamo questo albero? Di che materiale lo facciamo? Chiaramente la scelta del materiale, come vedremo, ovviamente, influenzerà la dimensione dell'albero stesso. Perché? Se prendo un materiale che è meno resistente, che ha forze di legame minore, resisterà per unità di superficie a meno sollecitazione. Quindi per resistere alle sollecitazioni devo prendere un albero più grande. Se prendo un materiale più resistente, che ha forze di legame maggiori, per resistere alle stesse forze interne, può essere preso più piccolo. Chiaro? Quindi la scelta del materiale, abbinata allo step 2, caratterizza fortemente la dimensione del vostro albero. Ma la determinazione del materiale solo dell'albero? Certo. Noi stiamo a calcolare l'albero ora, poi faremo tutto il resto. Ora ci limitiamo all'albero. Riguardo a materiali, voi l'anno scorso a tecnologia avete visto le proprietà dei materiali, vero? Materiali che hanno tre tipi di proprietà: le proprietà fisiche, le proprietà meccaniche e le proprietà tecnologiche.
Le proprietà fisiche sono quelle, per esempio, come la densità di un materiale. Le proprietà meccaniche sono resistenza meccanica, durezza, materiale particolare c'ha snervamento e resistenza alla parte elastica prima di plasticizzarsi, la famosa linea di proporzionalità allo 0,02% della deformazione. Lo ricordate? Noi per esempio prendiamo la curva dell'acciaio, provino in trazione, è soggetta. Allora, dovete sapere innanzitutto che la propria trazione permette di determinare quasi in assoluto tutte le grandezze, su tutte le proprietà, sia tecnologiche sia meccaniche, sapendolo leggere con attenzione. Questa roba dovreste aver fatto a tecnologia. Comunque, se io ho un provino a trazione un acciaio, l'acciaio è caratterizzato nella prova di trazione da tre curve particolari. La prima curva che è quella del campo elastico, la seconda curva che è quella dello snervamento, la terza curva che è la zona di plasticizzazione. Ed è una peculiarità dell'acciaio. Perché se io ho la stessa curva, ve la faccio azzurra, di un alluminio, il provino dell'alluminio, a differenza del provino dell'acciaio, alluminio, ha solo due zone caratteristiche. Ha la zona elastica e la zona di plasticizzazione. Non ha la due. L'acciaio non si snerva. Questo lo sapete? Voi la prima volta lo sentite dire? Perfetto. Le curve, allora qui c'è la deformazione epsilon per unità di lunghezza, qui c'è il sigma, la forza per unità di sezione di provino. Chiaro? E qui sarebbe L finale meno L iniziale fratto L iniziale. Qui? Qui? Sigma? F fratto area, la forza con cui tiri il provino fratto l'area del provino. Chiaro? Sarebbe la forza per unità di superficie. Allora, quali sono gli elementi caratteristici che io determino la curva di trazione? Quello che ci interessa sono il rosso, il sigma elastico, usato pochissimo d'altronde. Sigma è quadrato. Forza fratto aria. Allora, il primo cosa si determina è il sigma elastico. Il sigma elastico si determina tirando la curva rossa, che ha lo stesso coefficiente angolare della curva di trazione, che ha come punto di partenza nell'origine lo 0,02% di deformazione. Il punto dove incontra la curva da origine ha il sigma elastico. La zona dove avviene lo snervamento si chiama, ora qui per farlo evidenziare lo sposto, sigma di snervamento. L'ultimo sigma è quello che si verifica tangente al punto più alto raggiunto dalla curva di plasticizzazione. Tangente, va bene? Si chiama sigma di rottura. Esiste poi un altro sigma che è il punto dove la curva di plasticizzazione termina e il provino si spezza, che è il sigma ultimo. Questo però ve lo metto qui perché non serve a niente, non è significativo, chiaro? Non ha nessun significato. Va bene? Quindi a noi ci interessa il rosso, il verde e il blu. Scusate, il rosso, il verde e il grigio. Sigma di rottura, sigma di snervamento e sigma elastico. In modo particolare non ci interessa sigma di rottura e sigma di snervamento. Sono due valori che di fatto prendiamo
per determinare il sequo ammissibile. Dipende da che tabella ci riferiamo e da che tipo di materiale e che tipo di dato abbiamo a disposizione. In alcune tabelle riportate entrambi i valori, in altre riportato solo il valore di rottura. Chiaro? Allora, lunghezza finale, meno lunghezza iniziale fratto lunghezza iniziale. Questi sono dati in più che teoricamente dovresti sapere dall'anno scorso. Lunghezza iniziale sarebbe la variazione dell'allungamento per, diciamo, unitario. Dimmi, questo chiaramente siccome è per cento, volendo, perché è percentile. Va bene, dimmi. Scusa? Il verde è sigma di snervamento, il rosso è sigma di elastico, il grigio è sigma di rottura. Allora, a noi che progettiamo ci interessa che il nostro componente non raggiunga mai il limite di plasticizzazione, meglio non raggiunga mai il valore di snervamento, ovvero si lavorare sempre in campo elastico, perché un componente meccanico se mi si deforma in maniera permanente, immaginate un albero che rimane non dritto ma rimane flesso successivamente alla forza esterna, secondo voi quell'albero funziona bene? No. Quindi noi dobbiamo prevenire sempre la deformazione plastica, cioè per noi il nostro sigma di rottura a livello funzionale è il sigma elastico, chiaro? Cioè non bisogna fare in modo che le forze esterne non raggiungano mai il limite elastico del materiale, limite superiore, perché se lo raggiungono a quel momento un po' il pezzo non si rompe, vero, ma si deforma in maniera permanente, ovvero le molecole, seppur resistendo alle sollecitazioni che le forze interne gli danno, però si spostano dalla loro locazione originaria e rimangono spostate, e quindi il corpo rimane permanentemente deformato, cioè non riprendono la posizione iniziale. Cioè l'eventuale deformazione che origina, ricordatevi, il lavoro deformazione interno che sopporta il lavoro esterno, l'energia interna di deformazione, è tale per cui le particelle si deformano così tanto che non riescono a riacquisire la posizione iniziale, perché cambia la condizione e contorno all'interno del materiale, per cui le forze impediscono il ritorno nella posizione iniziale. E questo per noi è un limite di rottura, perché il materiale non è più funzionale. Quindi o che si rompa o che non sia più funzionale, per noi è equivalente. Ma di lanciare? Di tutto i materiali. Allora, degli altri materiali il sigma elastico è facilmente individuabile, più o meno, ritorna? Non c'è il valore di snervamento. E quindi se te nell'alluminio non andrà mai a trovare il sigma di snervamento, vai a trovare direttamente il sigma di rottura. Sì. Quindi quando andrai a prendere un alluminio avrai solo il sigma di rottura, non avrai il sigma di snervamento. Il sigma di snervamento l'avrai solo negli acciai. Quindi noi vedremo due formule, uno per il sigma di rottura, uno per il sigma di snervamento. Un'altra cosa molto importante nei materiali è anche la sollecitazione a cui sono soggetti, vero? Perché il materiale si comporta in maniera, tra virgolette, diverso se soggetto a un tipo di forza o a un tipo di forza diversa. Che tipi di forza posso applicare al nostro materiale che ne modifica le caratteristiche? Allora, io posso applicare tre tipi di forza. Qui è applicata la forza, qui è applicato il tempo in cui la forza agisce. Allora, noi abbiamo tre modi di applicare questa forza. In modo nero. Il modo nero è il carico statico, forza che cresce, arriva al valore di regime che deve raggiungere e rimane costante. Questo si chiama applicazione di tipo di carico statico. Tipico carico statico che abbiamo sui materiali è il carico, per esempio, sulle strutture edili in condizioni normali. Una trave appoggia il peso, sopporta il carico in maniera statica.
chiaro? Quindi lo applico in un tempo sufficientemente lungo, si applica il carico chiamato maggiore di 2 secondi, va bene? E rimane applicato. Poi abbiamo il carico dinamico. Il carico dinamico è un carico applicato in un tempo molto rapido. Qual è secondo voi il termine giusto per parlare di carico dinamico? Che viene applicato in un tempo molto rapido. Scusatelo col rosso. Come si può chiamare un carico applicato in un tempo molto breve? Come si chiama? Quando è applicato un carico veloce. E quindi equivale a un urto. È un carico analogamente chiamato urto. Prendete il vetro. Il vetro. Gli applico il carico lentamente. Lui resiste. Gli applico il carico in un tempo brevissimo. Quindi, bravi, c'è un'altra proprietà meccanica che è molto importante, che si deriva sempre da questo grafico, che è la duttilità. Chiaro? La duttilità è praticamente la tangente a questo grafico. Chiaro? Anzi no, scusate, questa la tangente di punto di facilitazione, quest'angolo qui è legata, la tangente di quest'angolo è legata alla malleabilità. La duttilità di materiale è la distanza tra l'ultimo punto di rottura e l'inizio. Più lontano è questo punto B, più il materiale è duttile. Chiaro? La duttilità è la distanza del punto finale della curva della prova di trazione rispetto al punto di partenza. Più che si deforma, più che... Tant'è vero voi avete rottura duttile e rottura fragile. Di Foddu-Provini. Dopo la rottura, il provino verde e il provino azzurro. Due provini rotti o la prova di trazione. Secondo voi qual è più duttile, il materiale verde o il materiale blu? Perfetto. Il materiale duttile, come vedete, ridistribuisce le tensioni, si deforma e permette una deformazione della zona di frattura. Il provino blu è un provino che non deforma, si rompe quasi mantenendo omogenea la propria sezione. No, tipo vetro. Il vetro si rompe in blu, l'acciaio si rompe in verde. Chiaro? Quindi la duttilità è molto importante perché ti fa capire se il materiale in presenza di un urto reagisce bene ridistribuendo la sollecitazione o seppure, quindi l'energia di deformazione, o seppure con difficoltà la distribuisce e quindi si rompe in maniera fragile. Un altro elemento che è legato fortemente alla duttilità è la durezza. Più che è duro, meno è duttile e più che è fragile. Chiaro? Non a caso, non avete visto la ghisa rispetto all'acciaio è pochissimo duttile. Infatti se io prendo la curva della ghisa è praticamente fatta come questa qui. Cioè è piccolissimo il tratto tra l'inizio della deformazione e la fine della deformazione. La ghisa è pochissimo duttile, molto fragile, molto dura. Tra parentesi, quando faremo le lavorazioni meccaniche o le farete, vedrete che la ghisa non si può lavorare per deformazione plastica, si può lavorare solo per fusione o per asportazione di trucciolo, perché se la voglio deformare si spezza, se la stampo si spezza, non si fa deformare. Chiaro? Quindi per dargli forma o gli asporti il materiale o la fondo, la porta alla fase liquida.
dove le molecole sono più libere di muoversi. Tornando al nostro caso, quindi, il carico dinamico è un carico che può essere pericoloso per i materiali fragili. L'ultimo tipo di carico, e quello che ci interessa più da vicino, è quello blu. È quello che si chiama il carico a fatica, ovvero è un carico che non raggiunge mai la condizione di regime, ma è alternato. Quello rosso qual è? Quello rosso è il carico dinamico. Vabbè, rivalo l'urto, ho detto, non era l'urto, rivalo l'urto. Il carico azzurro è a fatica, che è tipico nostro. Perché un albero è soggetto ai carichi a fatica? Perché l'albero, quando ruota, avendo sempre una piccola distanza del baricentro dall'asse di rotazione, quando il baricentro si trova nella parte superiore si deforma così, quando si trova il baricentro nella parte inferiore si deforma così. Quindi, come vedete, l'albero alternativamente nella parte superiore una volta è soggetto a trazione, una volta è soggetto a compre, quindi è un carico alternato, a lungo, a corto, a lungo, a corto, a lungo, a corto. Quindi il materiale è soggetto a un carico di fatica. Ora qui il discorso scomodo alla metallurgia è abbastanza impegnativo, ma ve lo voglio fare lo stesso, perché voi siete l'eccellenza della scuola ed è giusto che siate eccellenti anche. Allora, come mai, cosa succede l'esperienza di filo? Sì, cos'è l'esperienza? Qual è l'esperienza? Qual è l'esperienza che voi potete fare per capire come mai il carico a fatica riduce le proprietà, varia le proprietà meccaniche del materiale e le riduce? L'esempio più eclatante è il filo di ferro che voi volete rompere. Voi lo piegate una volta e il filo di ferro non si rompe. Perché? Se lo piegate una volta, quel tipo di carico, soprattutto se lo piegate lentamente, ma anche se lo piegate velocemente, è o un carico statico o un carico dinamico, perché si genera uno stato di sollecitazione a flessione che mette a trazione le fibre superiori del filo, mette a compressione le trazioni, le fibre inferiori di vostro filo. E non si rompe. Quindi forza applicata, la vostra, forze interne, quelle di momento flettente, sigma, quindi sollecitazione di materiale costante. Il materiale resiste. Io continuo questa operazione in maniera alternata, applico un carico a fatica. A un certo punto il materiale si rompe. La mia forza è sempre la stessa, non cambio. Non è che nel frattempo acquisisco una forza, un'energia per cui applico più forza. Io mediamente, con buona approssimazione, applico la stessa forza. Perché però a un certo punto il materiale si rompe? Perché questo carico, a livello metallurgico, fa sì che il materiale peggiori le proprie caratteristiche meccaniche. Il sigma di rottura non è più quello d'origine, ma è diminuito. È avvenuto qualcosa nel materiale per cui il sigma è diminuito. Quindi con la mia forza riesco a raggiungere forze interne che raggiungono il sigma di rottura e il materiale mi si rompe. Allora, capiamo velocemente a livello metallurgico perché avviene questo. Questo è stato, andrebbe fatto in terza tecnologia. Ve lo dico perché non è che mi garba scomodare la vostra fatica. Purtroppo, magari in terza l'avete fatta, andate a rispiegare. Se l'avete fatto, me lo dite e mi fermo. Non voglio far nome, non me ne frega nulla. L'importante è che capite il concetto. Perché una volta avete il concetto, poi capite anche perché avviene. Allora, continua a fare nome, è registrato. Non me ne frega nulla chi c'era. Non è importante chi c'era, è importante lo sappiate, basta. Se non lo sapete ve lo spiego. Mi pareva... No, mi sembra che ci sia. Se vi aggravia, se vi rende felici, voi continuate a farlo. No, non c'è male.
comunque sapendo che... Bravo! Ora ve lo fa molto semplice. Ma il coltino di ferro si vedrà che il calo di rotture si riduce. Cioè, sì, la rottura varia. Ma questo no, tutti i materiali. Ma tutti i materiali. Il foro che ha lasciato nel mezzo lo lasciamo. Stammi calmo, ora te lo dico. Allora, cosa ho disegnato? Non fare troppo a press. Vediamo se siete ragazzi intelligenti. Allora no. Accentrato il punto. In che senso? Non lo siete? No, siamo. Oh, ora che piace. Allora, ho fatto lo diverso perché almeno a colore abbino nome. Allora, in maniera approssimata, i centri blu sono ioni positivi. I verdi sono neutri. Il blu e il verde è neutro. Legame? No, la mala molecola, legame mo metallico, che è un legame ionico. Chiaro? Ritorna? Ione positivo, ione negativo. Sono tutti positivi. Le palle sono positive. I verdi è un letto di ioni negativi che si muovono a strati. È la forma di panino. Questo buco, chiamiamolo buco. No, non fate più. Foro, foro. Dice foro. Buco. Siamo tecnici, proprio. Diciamo che si chiama dislocazione in termine metallurgico. Cioè è un qualcosa che viene a mancare perché nell'impacchettamento in fase di solidificazione non tutti gli ioni riescono a ritrovare la posizione e una parte rimane come se rimanesse una seggiola libera. Poi abbiamo il rosso. Il rosso è quello che si chiama il bordo grano. Arrivo. Dimmi. Nera. Dislocazione. Ma questa roba l'abbiamo fatta, vero? No. Prima volta. Bene. È appurato. Allora, cosa succede? Tutto quello che ho disegnato io, approssimativamente, facciamolo marrone, bordo grano, è un grano che non è quello che dà origine alla farina, ma è l'insieme omogeneo di impacchettamento della materia. Perché voi cosa fate? Quando mettete il liquido in un contenitore e lo fate solidificare, cosa succede? Non tutto il materiale solidifica allo stesso tempo e allo stesso modo. Quindi cosa succede? Da una parte il materiale solidifica in questa direzione, dall'altra parte il materiale solidifica in questa direzione, dall'altra parte il materiale qua dentro solidifica in un'altra direzione, quindi si forma tra il materiale che solidifica tutto nello stesso modo e quello che solidifica in un tempo successivo, si forma come delle linee di solidificazione che definiscono regioni diverse di solidificazioni diverse, in tempi diversi, perché non è che tutte le molecole contemporaneamente raggiungono lo stato solido e si bloccano, ma c'è chi lo raggiunge prima, c'è chi lo raggiunge dopo. La zona di confine tra quelle che lo raggiungono prima e quelle che lo raggiungono dopo si chiama bordo grano. Tutto quello che sta dentro il bordo grano è il grano, che è la caratteristica di solidificazione del materiale. Ora cosa succede? Quando io deformo, quindi supponiamo per assurdo che io apri a bordo grano una forza che tira questo materiale, le molecole cosa fanno? Le molecole, come detto, si devono spostare per deformarsi e creare forza per spostamento, un'energia interna che compensa l'energia esterna e le va a deformare. Secondo voi, ci metto il numero, no? Se si deve deformare
Avvicinarsi e allontanarsi. È più facile se avvicini l'1, 2 e 3 o la molecola 4 e la molecola 5? No, 2, 2, 2, 4. Qual è che si muoverà più facilmente? La 1, 2 e 3 avvicinandosi e allontanandosi o la 4? La 4 e la 5, perché nella dislocazione, mancando lo ione, fa la forza di repulsione, è più facile spostarsi. Ritorna? Perché c'è il canale in mezzo. Perché il buo libero, quindi un cialo ione gli impedisce di andare. Buono libero. Quindi gli manca lo ione che lo respinge. Quindi la molecola 4, se si deve spostare verso destra, prende il posto della dislocazione e questa va via. Ritorna? Si sposta lei, si deforma lei, invece fa deformare quella sopra. E qui rimane il vuoto. Chiaro? Che c'è da capire? Materiale. Questo è il tuo blocco. Va bene? Materiale. Quanto sia un rettangolo. Tu lo tiri da questa parte e tu lo tiri da questa. Con una forza esterna. Energia di deformazione. Lui internamente questa energia la deve dissipare. Come fa a dissiparla? Spostando le molecole che hanno una certa forza, spostandosi porta per spostamento lavoro interno. Zoomando qui dentro, prendendo questo grano, che è questo disegnato io, tu hai una situazione in questa maniera. Se le molecole si devono spostare, quale molecola si sposta? L'1, 2, 3 o la 4 e la 5? Perché se il vuoto, la 4 piglia, cambia posizione, lascia libero il foro e si sposta qui. Ora io ne ho disegnate una di queste dislocazioni, supponendo in questi strati tu ce ne abbia diversi. Chiaro? A un certo punto su questa zona si viene a creare una serie di dislocazioni che sono una mancanza di... Ragazzi, non vi distraete, beati Dio. Non vi distraete. Perché vi distraete? E poi non capite. No, scuso, ma... Cioè, mi sto a scannare per farvi capire una cosa. Che è fondamentale, la voglio sapere. Domani non di dettaglio, sì, ma il concetto voglio capire. No, quello anche, bravo. Lo snervamento è questa causa. Quando c'è uno spostamento di molecole senza ampliare una forza. Questo già è il concetto dello snervamento. Questo movimento e riempimento di dislocazione ampliando la forza. Per cui anche se la forza è un aumento, le molecole vanno a prendere i buchi vuoti. Fuori. Di contro, cosa succede? Se io fo questo movimento ripetuto, lentamente, in questo spostamento, tutte le dislocazioni piano piano si portano a bordo grano. Quindi a bordo grano finisco per avere tutti i vuoti. Mi viene a mancare il legame. Quindi ti viene a mancare le forze che tengono insieme questo grano con la superficie accanto. Quindi si viene a creare una zona come se ci fosse la mancanza di materiale, in cui è come se ci fosse una sezione ridotta di questo spessore. Cioè questa qui è una sezione S. A forza di tirare, non è più S, ma è S meno la lunghezza di questo grano. Cioè in questo punto avrò S meno L. Quindi in questo punto si innesca a parità di forza una F fratto A, una tensione maggio l'aria. L'aria è minore perché si è ridotta la superficie di aria. Superficie. E quindi è come avere un pezzo non più di spessore S, ma avere di S meno ridotto. E quindi essendo più piccolo non ha più il filo di ferro di diametro 1 mm, ma cioè il filo di ferro è di diametro 0,5-0,4. Cioè a te tu lo vedi sempre a 1 mm. Lui di fatto non ha più la resistenza che aveva prima e si spezza. Chiaro? Quindi la rottura a fatia è un qualcosa per cui il materiale, detto brutalmente, perde il sigma di rottura, cioè il sigma di rottura diminuisce e quindi è più facile rompere un pezzo. Se te non tieni conto di questo fatto, il tuo albero, la prima volta lo metti in funzione, resiste. Piano piano nel tempo si rompe alle stesse sollecitazioni, perché nel frattempo si è innescato in lui questo movimento
all'interno della struttura metallica non ha più il sigma di rottura d'origine, ma ha un sigma di rottura più basso, quindi le stesse forze interne che generano sigma di sollecitazione inferiore al sigma di rottura in una fase iniziale, a un certo punto superano il sigma di rottura che si è ridotto e lo spezzano. Chiaro? Sì. Avete capito? C'è un altro elemento importante, ed è l'ultimo, che molte volte il materiale, ma questo proprio per fisicità, non ha la stessa sezione, ma c'ha una fessura. Chiaro? Se io ho una fessura, questa si chiama resistenza all'intaglio. Se io prendo il materiale e ci crea un piccolo difetto, soprattutto se questo difetto genera una punta, nella punta si manifesta una tensione non omogenea. Cioè, se io calcolo la tensione in questa sezione, la sezione, ovviamente, è omogenea e mi aspetto che tutte le molecole abbiano la stessa sollecitazione. Quindi il sigma è il determine omogeneo. Quando ho un fenomeno in questa maniera, è chiaro che mancando questa zona, questo tipo di molecole che si trovano in prossimità della punta non hanno la stessa sollecitazione di quella accanto che è distribuita, ma in questo punto ho una tensione concentrata molto più elevata che quindi lentamente, localmente crea la rottura di materiale. Quindi questa rottura è un problema, diciamo, irreversibile, che piano piano fa crescere il difetto fino a che lo fa diventare irreversibile, per cui ho la rottura del materiale. È lo stesso principio per cui quando vi si scheggia il vetro e lo portate a riparare, come viene adoperato per ripararlo? Viene dato un foro, viene stondato il difetto e poi viene messa una resina. Non viene riparato il vetro, viene fatto un foro, viene levato la punta del difetto, viene stondato, onde ridistribuire su una superficie maggiore le sollecitazioni che comunque sono maggiori delle originali, e poi viene messo un materiale plastico per impedire l'agente atmosferico lo danneggi. Chiaro? Quindi sono due modi per cui tu puoi avere rottura a fatica: o una rottura dovuta a un carico alternato, o una rottura dovuta a un difetto sulla sezione, che ovviamente crea una concentrazione di tensioni che facilita la provocazione di difetto. Come si fa a tener conto di questa riduzione di resistenza del materiale? Si va appunto a calcolare il sigma ammissibile. Il sigma ammissibile è un sigma in relazione al sigma di rottura, opportunamente ridotto, tenendo conto dell'effetto di intaglio, che abbiamo visto, e dell'effetto di fatica. Chiaro? Quindi noi progetteremo non considerando il materiale resista il sigma di rottura, ma progetteremo tenendo conto che il materiale resiste il sigma ammissibile. Come si calcola questo sigma ammissibile? E poi ci salutiamo. No. Il sigma ammissibile è uguale a cosa? Al sigma di rottura fratto due coefficienti, il coefficiente C1 e un coefficiente C2. Allora, il coefficiente C1 è il coefficiente che tiene conto del fatto che a me il materiale non serve lavori allo alla rottura, ma lavori fino al limite elastico. Quindi devo riportare il valore di rottura al valore di snervamento. Allora, il rapporto fra il sigma di rottura e il sigma elastico, che più o meno è uguale al rapporto fra il sigma di rottura e sigma elastico, è circa 1,5 all'incirca. No, il sigma di rottura fratto il sigma elastico, quello ci interessa, è circa 1,5. È più o meno il rapporto tra il sigma di rottura e il sigma di snervamento, perché il sigma di snervamento, no, l'ho scritto con il simbolo all'incirca, vedi, non è un uguale. Ah, scusami. Perché vi metto il sigma di snervamento? Perché voi nelle tabelle il sigma elastico non lo troverete mai. Per verifica, se andate a vedere le tabelle, più o meno
quando ci sono entrambi, il rapporto dei due all'incirca 1,5. Quindi se vi manca il sigma elastico, come fate a trovarlo? È circa 1,5 volte il più piccolo di sigma di rottura. Fatto 100 il sigma elastico, il sigma di rottura è 150. Chiaro? Quindi il C1 all'incirca è 1,5. È quello che tiene conto di come si riduce il sigma di rottura, perché il sigma di rottura fratto 1,5 più o meno è il sigma elastico, cioè questo qui vi dà o il sigma elastico che ci interessa o quello che si trova il sigma estirpamento che è più o meno equivalente. Non te lo sto dicendo, si sta un'ora spiegando. Il C1 è il coefficiente che ti permette di utilizzare il sigma di rottura e di ricavare il sigma elastico, perché dividendo per 1,5 più o meno tu ricavi il sigma elastico che ti permette di riportare il sigma di rottura e il sigma elastico, perché quello a te ti serve. Il tuo materiale non deve superare il sigma elastico, perché se no si deforma. Il C2 tiene conto di come si riduce il sigma di rottura in funzione del tipo di carico applicato. Nel caso del carico di fatica, questo coefficiente va da 4 a 6, cioè può essere 4, 4,5, 5, 4,1, 4,7, fino a 6. Chi è che mi fa scegliere 4 o 6? La sensibilità del progettista, che quindi sa benissimo quanto l'effetto di fatica o di intaglio possono influenzare il proprio progetto, e il margine di sicurezza che si vuole dare, perché se prendo un coefficiente più alto vorrebbe dire prendo un materiale teoricamente meno resistente, si tutela maggiormente dal fatto che il materiale resista a quelle sollecitazioni, e quindi questo gli permette di avere un albero di diametro più grande. Cioè se io prendo un materiale che ha un sigma di rottura, o meglio, che ha un sigma ammissibile più piccolo, accetto, sono costretto ad aumentare il diametro. Chiaro? Ci siamo? È tra 4 e 6. Se voi avete dalla tabella direttamente il sigma di snervamento, il sigma ammissibile ovviamente sarà il sigma di rottura esclusivamente fratto il C2, perché se prendete, scusatemi mi sbaglio sempre, se io ho direttamente il sigma di snervamento non ci metto il C1, ci metto solo il C2, chiaro? Cioè se voi dalle tabelle ottenete direttamente il sigma di snervamento non ci mettete il C1 ma ci mettete esclusivamente il C2, chiaro? Tenete conto solo della fatica. Chiaro? Dopo bene. Ora, e chiudo. Torniamo al nostro esercizio. Qual è per noi sigma ammissibile? Domanda? Allora, vado a cercare, suppongo io di fare il mio albero di C40, materiale, vado alla tabella del C40, vado alla tabella del C40, qui vedete addirittura c'ho anche il sigma elastico e c'ho il sigma di rottura RM, vedete? Ok? Quindi posso prendere o il sigma di rottura o il sigma elastico direttamente, 700 o 490. Se prendo 700 ci devo mettere il C1 e il C2. Da 4 a 6 voglio una progettazione molto prudente, ci metto il 6, quindi 700 diviso 9, il sigma ammissibile, silenzio per favore, mi viene 116 newton, scusate, sbagliato, mi viene 77,8 newton su millimetro quadro,
voglio prendere meno preauzionale, ci metto 4. Lo voglio fare un sigma elastico, più preciso, fo 4,90 diviso 6. Che è C2. Che è C2. E viene circa 81,6. Come vedete cambia poco. Chiaro? La prossima volta con questo numero andiamo avanti. Chiaro? E facciamo lo step 4. Lo step 4. Domanda. Mariana.